Ok, andiamo. Buonasera a tutti. Vorrei ringraziare per cominciare tutti coloro che hanno permesso questo, questo straordinario G20. Quindi prima di tutto tutti coloro che hanno lavorato all'interno di questo meraviglioso centro conferenze, tutti quelli che hanno lavorato a Roma in questi due giorni le forze di polizia, le donne e gli uomini che hanno fatto così bene. Naturalmente bisogna ringraziare, non è stato facile come sapete raggiungere questo accordo, è stato un successo e di questo successo dobbiamo essere grati prima di tutto a quelli che noi chiamiamo gli sherpa, cioè tutti coloro che hanno lavorato ai testi che sono stati discussi e finalmente approvati oggi. Negli ultimi anni eh, la capacità che i paesi del G20 hanno di lavorare insieme è come dire, diminuita, ha passato un brutto periodo, negli ultimi anni siamo stati meno capaci di lavorare insieme, ma è cambiato qualcosa e questo vertice francamente mi rende fiducioso sulla capacità che il G20 sembra aver ritrovato di affrontare quelle che sono, che abbiamo a nostre spese conosciuto come le sfide epocali, esistenziali: prima di tutto il Covid-19, il clima, la salute, le disuguaglianze di genere e di reddito e di ricchezza. E tutte quelle che abbiamo scoperto in questi ultimi anni essere sfide che non possiamo eh, risolvere, raggiungere, eh, non possiamo vincere da soli. Il Presidente Biden ha detto che vogliamo ricordare questo vertice come quello in cui abbiamo avuto successo. E su questo dirò un attimo, tra un attimo qualche parola, ma dobbiamo considerare che questo vertice è solo il momento finale di un anno di lavoro. E quindi viene naturale chiedersi che cosa è successo in quest'anno, che cosa sono riusciti a fare i, il G20, i, prima di tutto, come dicevo, gli Sherpa, ma i ministri che hanno lavorato al G20. E qui vorrei ringraziare in particolare il ministro Di Maio e il ministro Franco, che hanno lavorato in maniera incessante e hanno portato i risultati che noi oggi vi presentiamo, e alcuni di questi naturalmente li avete. Li avete già visti nei mesi scorsi, alcuni altri no. Pensate che è stato riformato il sistema di tassazione internazionale per garantire che tutte le società paghino la loro giusta quota di tasse. Questo risultato era stato inseguito per decenni e non ci, è, non ci si era mai riusciti. Abbiamo superato il protezionismo nei prodotti sanitari, assicurato più vaccini per i poveri del mondo. Abbiamo intensificato i legami tra finanza e salute, anche perché è necessario per prevenire eh, epidemie, nuove pandemie e soprattutto in generale per assicurarci una preparazione ai prossimi, ai prossimi purtroppo inevitabili, eh, drammi sanitari. Abbiamo gettato le basi per una ripresa più equa e abbiamo trovato nuovi modi per assistere i paesi più poveri del mondo. Abbiamo sostenuto la decisione del Fondo Monetario di stanziare 650 miliardi sulla base dei nostri diritti speciali di prelievo, quella di per la prima volta dedicare questa allocazione, che è molto grande, a favore dei paesi più vulnerabili. Il G20 poi hanno, ci sono tre, tre forme di, come dire, di, beh, di questo più, poi parlerò più in dettaglio dopo. Ma insomma, ci sono state tre forme di, come dire, di, di, di donazioni da parte, da parte dei paesi del G20 ai paesi più poveri, ai paesi più vulnerabili. Poi ne parleremo, come dico, dopo. Siamo anche stati in grado di prendere la leadership dell'assistenza nei confronti dell'Afghanistan dopo il disastro che è successo. L'Unione Europea, sotto la guida della Presidente von der Leyen, ha veramente preso la guida di questo sforzo e immediatamente ha promesso eh, di dare un miliardo di euro di aiuti per affrontare questa che sta purtroppo diventando una crisi umanitaria eh, di proporzioni secondo me molto grandi, ma che ancora non si percepisce nell'attenzione nell comune da noi e in altri paesi, paesi ricchi. E la, le cose direi fondamentali, poi ne parleremo nelle domande sul clima che sono successe, è che per la prima volta i paesi del G20 si sono impegnati a mantenere a portata di mano l'obiettivo di contenere il riscaldamento climatico entro un grado e mezzo con una serie di azioni immediate e con impegni a medio termine. Poi dopo leggeremo insieme il linguaggio preciso che il comunicato dedica a questo punto. Anche per quanto riguarda il carbone. I finanziamenti pubblici internazionali a sostegno della nuova capacità di generazione elettrica a carbone non abbattuto non andranno oltre la fine di quest'anno. Tenete presente che per quanto riguarda il primo punto qual era la situazione prima? La situazione prima era quella di Parigi dove si diceva che bisognava contenere entro due gradi oppure uno e mezzo. Ora in, con questo comunicato per la prima volta tutti i paesi del G20 Riconoscono la, la validità scientifica dell'obiettivo di un grado e mezzo e si impegnano con un linguaggio, diciamo che è abbastanza, abbastanza significativo, a contenere le, le, loro, le loro emissioni in modo da raggiungere o comunque non perdere di vista questo obiettivo. Per quanto riguarda la neutralità del carbone, delle emissioni, delle emissioni di anidride carbonica, la situazione precedente è che non c'era nessun impegno collettivo. Ora si parla, che si parla di raggiungere questo obiettivo entro o attorno al 2050 e questo comporta anche evidentemente certe, come dire, certe, un progresso verso quell'obiettivo che prima non era, non era previsto. Quindi per quella data non ci saranno emissioni nette aggiuntive. Infine c'è una, una, una promessa di dare 100 miliardi all'anno ai paesi più poveri per quanto riguarda il clima, 100 miliardi di dollari l'anno. Si è parlato molto del fatto che i paesi del G20 non erano vicini a raggiungere questo obiettivo. In realtà, sono molto vicini a raggiungere questo obiettivo, siamo intorno agli 82-83 miliardi. Si potranno anche usare, o almeno questa è una proposta della Francia che noi abbiamo sostenuto, quella di usare anche un'ulteriore allocazione dei diritti speciali di prelievo per colmare quello che dovesse essere la, la parte restante. In ogni caso, l'Italia ha annunciato oggi il proprio, il, diciamo, il proprio stanziamento. Per un importo di 1,4 miliardi di, eh, doll di, di, di euro o di dollari, di dollari ogni anno per 5 anni, quindi sono nel, nel totale sono 7 miliardi se non sbaglio. Qui abbiamo il ministro Franco, in, quindi lei mi, tu mi correggi se io sbaglio, quindi 7 miliardi mi pare. Quindi insomma, siamo orgogliosi di questi risultati, però dobbiamo anche ricordare che siamo solo all'inizio. E queste, la crisi sanitaria, climatica, la povertà globale, la malnutrizione, le disuguaglianze di genere e di generazione richiedono un'azione più forte di quella che abbiamo intrapreso finora. Prima ho detto eh, cosa siamo riusciti. Questa era un po' la, la, la frase del presidente Biden: lo Biden lo ricorderemo come un summit di successo. Eh sì, è un summit di successo, ma in che senso? Siamo riusciti eh, nel senso di mantenere vivi i nostri sogni, impegnarci a ulteriori, eh, ulteriori provvedimenti, ulteriori stanziamenti giganteschi di denaro, ulteriori promesse di riduzione e questo è un successo visto che negli ultimi mesi sembrava che soprattutto i paesi Emergenti non avessero nessuna intenzione di prendere altri impegni. Ma ricordiamoci che il giudizio finale, come ci ricordano sempre gli attivisti e anche e soprattutto i più giovani tra loro, viene poi formulato sulla base di quello che noi facciamo e non di quello che noi diciamo. Quindi dobbiamo... c'è stato un impegno collettivo a essere. Più, eh, come dire, più concreti e più seri anche nelle azioni che intraprenderemo in futuro. Ora io mi fermo e sono a vostra disposizione per le domande. Grazie Presidente. E iniziamo subito con una domanda da parte della RAI, Mario De Pizzo. Un pomeriggio Presidente. Appena descritto alcuni passi in avanti, soprattutto sul clima, Parliamo di questo come l'impegno a contenere il surriscaldamento globale, però ha appena detto che verremo giudicati dagli interventi che saremo in grado di mettere in campo. È emerso un senso di urgenza nell'agire? A questo punto, che cosa si aspetta anche per Glasgow? Grazie. Beh, insomma, siamo andati avanti rispetto alla, ai risultati ottenuti dalla ministeriale di Napoli, come, come io ho appena detto, per quanto riguarda gli impegni circa il, il clima, e il senso di urgenza c'è ed è stato condiviso da tutti e si vede anche dal fatto, nel fatto che l'obiettivo del grad, grado e mezzo è stato riconosciuto come scientificamente valido. C'è un, complessivamente un impegno anche a non intraprendere politiche di emissioni che vadano contro il trend a cui tutti si sono impegnati che tutti si sono impegnati ad osservare fino al 2030. Quindi si spera che questo impegno collettivo poi venga, venga mantenuto. Devo dire che quello che un po' è stato osservato eh, è che dopo Parigi si sono state fatte tantissime cose significative dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Ma in realtà sono aumentate, soprattutto dopo il Covid. Le emissioni sono saltate di nuovo ai livelli pre-Covid. E quindi c'è un certo, una, una certa preoccupazione che, eh, occorre ora, che occorre ora dimostrare credibilità attuando le promesse fatte. Now, a question from the international press Silvia Amaro from CNBC. Thank you very Prime Minister, you've said that you're more hopeful about multilateralism, but your colleagues from China and Russia, they didn't show up in person. So what has changed? Why are you feeling more hopeful about multilateralism? and do you consider yourself the true leader of multilateralism? Thank you. Well, the, second, the answer to the second question, it's easy. No, I don't. But the first, uh, the first was a very, actually, it was a good surprise because um, we saw uh, countries that we thought we would, well, that we thought that had been quite reluctant to move uh, along the lines that we were, uh, we were sort of suggesting and, and pressing them to move on until a uh, few days ago, and then they moved. And some of these moves actually took, um, took place uh, last night uh, with the right language, with the right, what we consider, I mean, all of us consider the right language. And again, I should thank uh, the Ambassador Mattiolo because uh, he direct, masterminded. All the workers of the, all, the, all the Sherpas work to this extent. So it was something has changed. I think the and what's changed is the uh, assessment that without cooperation, we go nowhere on issues like climate, on issues like health, on issues like poverty. We go nowhere, and uh, the form of cooperation we know best. Is multilateralism. And we know best because we have rules. And these rules have been written a long time ago, and they granted us a long period of prosperity. Some of these rules ought to be changed now, it's quite clear. But the way to change these rules is to do it together. And that's where I think things have improved and have changed. Thank you. Ileana Sciarra per la DN Cronos. Buonasera Presidente. Oggi Papa Francesco ha rivolto un appello in vista della COP26, ascoltare il grido della terra. Io le chiedo se l'accordo di Roma, secondo lei, soddisfi sia l'attezza di questo appello e se possa costituire un buon viatico per la COP26. Quanto a Bergoglio, crede sia stato un alleato di questo suo G20? La ringrazio. Grazie. Sì, guardi, Paolo Bergoglio è un alleato eh, non, più, non solo del G20, ma è un alleato su tutto ciò che, con, che concerne il clima e la conservazione dell'ambiente e della terra. Eh, ci ricordiamo tutti l'enciclica Laudato Sì, ed è lì che lui illustra la sua visione. In questo senso credo che il G20 nelle limitate possibilità diciamo, di, di, di nostre eh, sia andato veramente in quella direzione. Ecco. Ed è, e, e, e credo veramente da tutti gli interventi fatti oggi traspariva il, il, la, la preoccupazione da un lato, la necessità di agire dall'altro e la consapevolezza che tutto ciò che si fa su questo fronte è fatto per le future generazioni. C'è una domanda da parte di Handelsblatt, Christian Vermecke. Buonasera, Presidente. Buonasera. A clear commitment to climate neutrality with a fixed date is missing in the final declaration. What is also missing is a binding date for the end of coal power. Why couldn't we achieve stricter and binding goals? And what role did India and China play in these discussions? Thank you. Grazie. Well, today we reached one goal that is to say, to terminate financing of unabated coal. Um, to go beyond, well, we also, we also, I think, got some commitment to not very clearly, but very likely. Um, to sort of keep new coal, uh, no, new coal using plants to a limited extent. Uh, and I should say that both uh, China and India were, in a sense, more, uh, more willing to move toward these goals. As I've said a moment ago, the fact that they are recognizing now we have a common ambition now which we didn't have before and this common ambition is well clearly formulated in the number of degrees that we have to respect as an objective as a target by the amount of money that we give by the fact by the way there is one thing that's been it's actually quite important uh, in the in the work done by the finance track uh, so, by the finance ministers, for the first time in a, in a, in a uh, G20 document or even as a G20 communiqué, at uh, paragraph 30 of the communiqué, uh, we speak of carbon pricing mechanism. It's never been done before. It says such a, such a policy mix for. Uh, it says that um, so we asked the different G20 work streams to act in synergy with their respective mandates and to achieve all these objectives, to avoid duplication, to to, to actually design and identify appropriate policy mix towards low greenhouse gas emissions economies, etc. Such policy mix should include lots of things, and then, if appropriate, the use of carbon pricing mechanisms and incentives while providing targeted support for the poorest and the most vulnerable. What it seems to be the, to have been the um, moving factor in the negotiation is the fact that uh, uh, the, perhaps this too is the first time. Is the fact that any progress with respect to previous language and previous results by the countries that produce most greenhouse emissions coming from coal, any progress being combined with the promise of support and help by the rich countries? I think that's another, another instance where I think both China and Russia moved. From, uh, from their positions thank you buonasera presidente ha detto poco fa il segretario sono qui Buonasera. Ecco. Buonasera. Il segretario generale dell'ONU poco fa, mentre accolgo con favore l'impegno del G20 verso soluzioni globali, lascio Roma con le mie speranze insoddisfatte, ma almeno non sepolte per sempre. Probabile che si riferisca alle resistenze cinesi sul clima. In questo senso le domando se lei si aspettava un atteggiamento eh, più generoso da parte della, della Cina sul clima e quante di queste resistenze, a suo avviso, eh, possono dipendere dall'assenza di una pressione dell'opinione pubblica? In Cina, in altri termini, il fatto che non esiste, difficilmente potrebbe esistere una Greta cinese. Grazie. No, beh, prima di tutto, come ho detto, la, eh, dalla Cina fino a pochi giorni fa mi attendevo un atteggiamento più rigido. Se, se è successo qualcosa, c'è stato uno spostamento significativo e la prontezza ad accogliere un linguaggio eh, molto più, come dire, molto più verso il futuro che è quello eh, che avevano fino ad ora accettato, ancorato nel passato, nel passato dei numeri di Parigi. Quindi questo, inoltre eh, ricordiamoci, come ho detto, che eh, la Russia, la Cina ha accettato l'evidenza scientifica di quel numero, un grado e mezzo, che comporta notevolissimi sacrifici, non nascondiamocelo a tutti i nostri paesi per poter mantenere le emissioni in modo tale che il riscaldamento globale non superi, non vada oltre il grado e mezzo. Quindi non sono, non sono impegni facili da mantenersi. Tenga presente poi un'altra cosa. La Cina produce circa il 50% dell'acciaio mondiale e molti di questi impianti sono, vanno a carbone. Quindi questo, il muoversi lì significa convertire questi impianti. E convertire questi impianti significa anche adattare questa gigantesca produzione d'acciaio. Quindi sono transizioni difficili. Questo spiega, secondo me, la difficoltà di, eh, di, come dire, di sposare immediatamente obiettivi più ambiziosi. Non tanto la mancanza di una pressione dell'opinione pubblica. Io credo che l'opinione pubblica si lamenti del clima e dell'ambiente. Da loro come tra l'altro c'è evidenza che c'è una, una, una diffusa difficoltà ad accettare le condizioni ambientali che ci sono lì. Quindi, insomma, mi, pare, mi pare che la, la, la sostanza di questo sia fino ad oggi non condividevamo le ambizioni. Oggi condividiamo tutti gli obiettivi, tutte le ambizioni. Potremmo rinforzarle in futuro, ma perlomeno alcune cose significative sono condivise. Quello a cui ora bisogna arrivare è condividere anche la velocità di azione su questo. Tenete anche presente che c'è stata una, una parte della riunione eh, dedicata a quello che il settore privato può fare. E ci sono eh, delle iniziative di partnership tra pubblico e privato che si, si sono già state avviate tra l'altro nei, nei mesi scorsi, ma soprattutto quello che è, che è chiaro è che in effetti il denaro non è un problema. I finanziamenti che il settore privato, il settore pubblico sta facendo moltissimo, ma non può far tutto. e I finanziamenti che il settore privato può mettere a disposizione sono nell'ordine di parecchi trilioni di dollari. Parecchi trilioni di dollari, e c'è molto, molto interesse da parte del settore privato a, a partecipare a queste iniziative. Quindi, gran parte anche dello sforzo sarà quello di allineare. Le politiche pubbliche agli incentivi che il settore privato ha ad entrare in questo settore. E insomma, ci sono già molti esempi, soprattutto nel Regno Unito, ma è qualcosa a cui si guarda con grande attenzione. Ora c'è una domanda di Miles Johnson, FT. Prime Minister, yesterday you said multilateralism is the best answer to the problems we face today. Based on what we have seen this weekend on global taxation and on climate, is the multilateralism we have seen here going to be enough? You are known around the world for having said you would do whatever it takes to save the euro. Did G20 leaders this weekend do enough, whatever it takes, to halt climate change? Well, it's. Um the, the g20 leaders have taken substantial commitments to, to do uh, what they can do now. Uh, it's, it's easy. let me put it this way. it's easy to suggest difficult things. Uh, it's very, very difficult to actu actually execute them. What, uh, what the g20 have done yesterday and today, and throughout the year, because as you said, uh, the agreement on minimum taxation is an extraordinary result that uh, couldn't be reached other than in a multilateral context. So, what they are doing today is uh, a step forward in a, in a long and uh, difficult transition. Uh, we, do we know exactly what the final goal goalposts of this transition are going to be? We don't. So we go step by step. We have new scientific evidence. So it's very important that we accept it with, uh, with, uh, with, with urgency. We don't deny it. And so we had a step forward to that extent. It's also important the countries gradually take, uh, take stock of what is feasible as far as transition from coal plants. And coal mines to other sources, other production of energies, to renewables. Third, the more we go and the more we act together, the more ideas keep on popping up, especially as far as technology transfer. You've seen, I mean, over the last, uh, what, 12 months, how many new projects for the design and building of renewable sources of energy. And how many ideas have popped up, even during these last two days, of uh, suggestions of investment in India and in other countries in renewables? The reserves of some of these countries in renewables are extraordinary. What they need and what they want is investment. So I am uh, profoundly optimistic, provided we keep the capacity to work together. What is clear and has become even clearer in the last 2 days is that if we keep this capacity we move forward. If we start fighting and basically arguing, uh, we go nowhere. We go nowhere. Thank you. Una domanda da Paolo Valentino, Paolo. Buonasera Presidente. Buonasera. Lei ieri è, è una domanda che è un follow up a quella del collega mh, di prima. Lei ha fatto questo grande predoyè per il nuovo ordine mondiale multilaterale. E allora la domanda è come si concilia questo cammino che lei ha appena descritto in termini anche mh, molto chiari con i segnali di i, i crescente confrontazione che avvengono dal, dai, da, da tutti i quadranti del mondo, in particolare fra Stati Uniti e Cina ovviamente. No, si concilia, si concilia nel senso che è l'unica cosa che si possa fare. È l'unica cosa. E quando si, si afferma questa capacità di lavorare insieme in un'area giustamente si rende, si rende merito e a questo. E Ovviamente ci sono dei quadranti dove ci sono tensioni, ma ci sono sempre stati. Se noi torniamo indietro con, con i nostri ricordi a quando queste regole sono state scritte, dopo la seconda guerra mondiale, beh, insomma, non c'è stato anno in cui non ci fossero tensioni di qualche tipo. Però siamo riusciti a superarle. Quindi, perché necessariamente ritenere che non riusciremo a superare questa, questa tensione che c'è oggi? Eh, tanto per dare un'idea, io non so quale siano, sarà l'evoluzione, ma c'è il titolo di un, di un articolo del New Yorker che uscì un paio d'anni fa eh, sulle relazioni tra, tra Cina e Stati Uniti. E le relazioni sono fight fight and talk talk. Questo è, è quello, ma è quello che succede in ogni, in ogni quadrante di tensione se, se si, mantengono, si mantiene fissa la volontà di lavorare insieme. E devo dire anche nell'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata abbastanza al di sotto o al di sopra di tutte le polemiche, e le dichiarazioni, questa volontà è stata, è stata, era molto presente. Grazie. Marco Galluzzo per il Corriere della Sera. Sì, buonasera Presidente, e mi riallaccio, sono qui. No. Mi riallaccio ad una parte della sua risposta e anche ad una parte della domanda precedente. Lei, nelle ultime settimane, ha insistito molto su questo concetto di multilateralismo: se solo uniti riusciamo a vincere alcune sfide globali. E, ora, ci sono dei simboli del multilateralismo istituzionali nati dopo Bretton Woods: le Nazioni Unite, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, e le conosce meglio di me, e lei ritiene che. E nel mondo di oggi ci sia bisogno di una revisione o di nuovi organismi, visto che le sfide sono completamente diverse, e visto che anche lei ogni tanto fa delle riflessioni sulla necessità di combinare, l'ha detto pochi minuti fa per esempio, tutto il settore privato può vincere una sfida ecologica globale, ma gli organismi multilaterali attuali... Sono ancora attuali, fra virgolette? Guardi, i, i meccanismi multilaterali attuali sono ancora attuali, ma naturalmente devono aggiornarsi e lo fanno abbastanza. Quindi lo fanno nei loro, nei loro schemi operativi, lo fanno certe volte anche nei momenti più importanti, anche cambiando certe regole fondamentali del loro funzionamento. In altri casi occorrono invece delle riforme abbastanza profonde e ora mi riferisco all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ed è chiaro che, ma questo era, era abbastanza chiaro da vari anni. Quello che però a un certo punto era prevalso era prevalsa la convinzione, qualche anno fa, non faccio riferimenti, la convinzione che questi mutamenti dovessero essere fatti unilateralmente. Un paese improvvisamente decideva di mettere dei dazi, l'altro paese rispondeva, l'Organizzazione Mondiale del Commercio ormai era completamente esautorata. Quello che invece sta cambiando, per esempio, è anche di oggi la notizia dell'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea, eh, dopo l'accordo per quanto riguarda la, le tariffe Boeing-Airbus. Quindi, insomma, si, si sta avviando a, una, a quella situazione che è stata fonte di grandissime preoccupazioni, per, perché poi queste preoccupazioni si estendono facilmente dall'area commerciale, economica e finanziaria a quella geopolitica più ampia. Beh, l'impressione è che nei, nei giorni recenti e anche durante questo stesso vertice si sia arrivati a, una, a, una, come dire, a un superamento di tante di quelle che erano le discussioni degli anni della presidenza Trump sostanzialmente. Quindi anche lì il processo è come per le altre cose che abbiamo discusso oggi, il processo non può che essere graduale, non è che tutto viene smantellato immediatamente di quello che era stato costruito, ma la linea di direzione mi pare molto positiva. Ora una domanda dalla corrispondente della Tas a Roma, Vera Scerbakova. Non la vedo. Dove? Ecco. No. Buonasera, buonasera e complimenti per questo evento, <ride> veramente molto bello. Uh, per noi che chiam chiamiamo Roma e l'Italia. Uh, c'è stato tanto discusso ovviamente pandemia e vaccinazione, c'è stato confermato una... Uh, un obiettivo molto importante e ambizio, um, abizio, um, ambizioso uh, di vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro fino all'anno prossimo questo richiede ovviamente ulteriori sforzi uh, per trasferimento di tecnologie tutto questo è scritto nel documento anche donazioni uh, partecipano tutti i paesi nella donazione dei vaccini e allora su questo punto, a che punto uh, è la, la discussione su, um, su reciprocità del um, riconoscimento della certificazione eh, per garantire anche la mobilità uh, dopo? E, uh, perché come sappiamo nei cinesi e nei russi che forniscono questi vaccini anche a paesi poveri eh, però dopo uh, hanno dico, difficoltà di essere riconosciuti. Grazie mille. Grazie. Grazie. L'impegno è a vaccinare il 40% della popolazione mondiale entro quest'anno e il 70% si dice a metà dell'anno prossimo. È un impegno eh, gigantesco. Eh, quali sono le, le cose a cui bisogna prestare attenzione? In questo periodo eh, ormai eh, la produzione di vaccini è sufficiente. Sono, le quantità sono grandi e continuano a crescere. Quello che fa difetto è la logistica, cioè quello che fa difetto è la capacità di consegnare questi vaccini nei posti giusti e di iniettarli alle persone giuste. Quindi questo è un aspetto molto, un aspetto molto importante. A questo fine è stato. I G20 sostengono il COVAX, hanno riattivato altri meccanismi come l'ACT A, Act A, Act Accelerator. Quindi la, la, seconda, la terza questione è come si fa a permettere la produzione di vaccini eh, anche nei posti eh, dove questi poi devono essere usati, per esempio cominciamo dall'Africa. Allora qui ci sarà presto una discussione all'Organizzazione Mondiale del Commercio di WTO eh, per, eh, sulla base di una proposta fatta dalla Commissione Europea per permettere la produzione di vaccini nei paesi che ne hanno bisogno. Quarto eh, c'è un problema di investimento, quello c'è sempre un problema di investimento, cioè a dire posto che si possano fare posto che la logistica sia, sia, come dire, funzioni, poi bisogna costruire questi impianti e assicurare il trasferimento della tecnologia, del know-how ai paesi che ne hanno bisogno. Quindi queste sono le fasi attraverso cui si passa e l'impegno è a lavorare, ma è stato confermato a lavorare a questo fine, ma l'obiettivo del 70% per l'anno prossimo è stato confermato da tutti. C'è ora una domanda da Serenella Mattera dell'ANSA. Buonasera Presidente. Buonasera. La dichiarazione finale del vertice eh, riguardo alle emissioni zero l'obiettivo delle emissioni zero eh, dice che deve essere raggiunto entro o attorno alla metà del secolo. Boris Johnson poco fa ha dichiarato che andare oltre il 2050 sarebbe un fallimento mentre il um, il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha rappresentato la Russia qui in presenza, eh, dice che eh, Mosca conferma il suo obiettivo del 2060. Eh, come possono conciliarsi queste due posizioni? Dove pende l'asticella? Ma insomma, Grazie. rispetto, rispetto alla, alla situazione precedente, eh, di nuovo, l'impegno è un pochino più verso il 2050 oggi nel linguaggio del comunicato. E non è un impegno preciso nel 2050. Ma prima però era un impegno assolutamente assente sul 2050, si parlava addirittura verso la fine del secolo. Quindi anche lì c'è stato uno spostamento: c'è stato uno spostamento con un linguaggio più, come dire, più, più, di, più ricco di speranza, ecco. anche da parte dei paesi che fino ad oggi avevano detto: no, io ne, ne riparlo verso la fine del secolo. Sono, sa, queste cose cominciano con gli aggiustamenti nei comunicati stampa e poi, man mano, nei casi migliori diventano poi si traducono in fatti. Ecco. Quindi, anche da quel punto di vista c'è da essere abbastanza soddisfatti. È chiaro che si sarebbe preferito che tutti i paesi avessero confermato il 2050, ma secondo me gradualmente ci si arriverà. Eh. Prenderei ancora due domande. Eh, la penultima <coughs> da Jason Horowitz del New York Times. And then Andrea Bonini: uh, Thanks, Mr. Jason. Prime Minister.: Hi. Um, can you assess the role Italy has played in the talks during the summit, ideally with concrete examples? And do you think Italy has had uh, more international influence this year than in previous recent meetings, And if so, why? And um, can you assess uh, your own working relationship with President Biden in these days, and how important that relationship is for Europe over the next few years? Thank you. Yeah. Well, what Italy's done and the summit actually, I should I should say, what Italy's done for a whole year before the summit. Uh, many of the results we talked about today, uh, the international agreement on taxation, the um, various uh, results on uh, on um, what what are we. Uh, there are s several things that have been achieved in the finance track and in the foreign affairs track. So, we, th the last two days have been crucial to crystallize over what's been achieved and to move forward with the commitments in climate, especially. So, what's happened here is that the, the, the COP26 will build on a pretty solid foundation now. As I said, uh, with respect to what it was before, we changed the uh, language. The well, the goalpost now, 1.5, is now universally agreed. The, um, before it wasn't. The carbon neutrality uh, around 2050 has been agreed, so meaning no net emissions, no additional net emissions. Before there was no Commitment whatsoever. We're talking about the end of the century. Uh, the 100 billion uh, a year, as we are approaching it, and on that, uh, there is a new possibility of using the SDR allocation to match the remaining difference between what it is today, which is around 83, 84 billion, 82, 84 billion, and 100. But we may have additional pledges. Over the coming days, it's, I think, the, the deadline for pledging money is November 12th, something like that. So we still have a few more days. And I'm not sure that the current figure that I gave you, 82, 84, includes the pledge by Italy. And, um, and so the other thing, as I said, is the first time that we talk about carbon pricing in a G20 communique. I think these are four for issues where uh, Italy and everybody's work to this communiqué has done a lot of work to this extent. Also, the other thing that Italy's done over the last two days is try to understand the others' the others' viewpoints. Um, the fact that certain countries are reluctant to move, uh, they have, some, they have there is a reasoning behind this. Uh, they, uh, the, the developing countries are saying uh, you rich countries have polluted a lot. We are actually, we are in this mess because of you. When uh, you were already polluting about 30, 40 years ago, we, we did zero emissions because we were too poor. So how do we square this? Do you want to finger point me for not moving ahead with the same speed as you do? Forget. So, if we enter into this uh, fighting climate, we go nowhere. So, we, we ought to uh, uh, listen and understand the others' viewpoints, but keep alive our ambitions and uh, share them with them. And that's what Italy's done over the last two days in our conversations with, uh, with India, with Russia, with China, and, uh, and so on. I think that's the role we we, we try to play. Um, now, I hope. I mean, I, it seems to have made a difference. At least that's what I wish to think. Thank you. And oh, you opening? mean you mean this enormous international influence that we are having today with respect to the past? <laughs> that's a. <clears throat> well, I'm not sure we do. I, I have no idea of making comparison. I have no sense. I don't think. Uh, uh, I, at least, I, it's not a question I'm asking myself today. Just uh, we just have to go ahead and uh, work, work for the common good. Thank you. C'è l'ultima domanda to Andrea Bonini. Eccomi Presidente, buonasera. Si è sempre detto che il lavoro sul clima che sarebbe stato effettuato e svolto qui al G20 sarebbe stato di fatto l'elemento con cui si sarebbe passato il testimone a COP26 domani a Glasgow. E poco fa il Presidente Macron ha detto che appunto COP26 dovrà ulteriormente riempire quanto è stato fatto quest'oggi a Roma. Allora le chiedo dal suo punto di vista cosa deve fare COP26 e qual è l'asticella del successo per giudicare che anche i lavori che si aprono a Glasgow possano concludersi positivamente così come è stato per il summit di Roma. Grazie. Grazie. Io credo che intanto auguro ogni successo alla COP26 e al Primo Ministro Johnson. Eh, credo che ci sia ancora, ci sia anco, ancora margine per progredire su, sui temi che ho appena discusso. Sicuramente avremo delle, eh, delle notizie, delle novità sul fronte del contributo che il settore privato potrà dare al, al finanziamento del, del clima. Sicuramente. E sono numeri, da quello che abbiamo capito oggi, sono numeri veramente stratosferici. Insomma, si parla di 100 e passa, 120, 130, 140 trilioni di dollari. Sono numeri che... Eh, chiedono, che chiedono anche una risposta da parte dei governi eh, in termini di quali politiche si fanno per incentivare la transizione, sapendo che il finanziamento non è un problema. Quindi il, eh, richiede, visto che visto certamente i finanziamenti pubblici che sono stati dati, che continuano a essere dati, sono senza, veramente senza precedenti a riguardo. Ma poi il settore pubblico ha anche dimostrato un'altra capacità, quella di, eh, quella di utilizzare meccanismi che non erano mai stati utilizzati per, i, per il clima: erano stati utilizzati per le crisi del debito, erano stati utilizzati per stabilizzare le economie dei paesi emergenti durante le crisi vedi il fondo monetario, vedi la stessa banca mondiale, fino a qualche anno fa la banca mondiale, il clima non, 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 non entrava in questi finanziamenti, e oggi invece sono stati tutti o molti di questi, sono stati, come dire, dirottati verso il clima. Il settore privato può fare la stessa cosa moltiplicata per un fattore che non so, ma insomma, molto grande. Purché però appunto le politiche di carbon pricing, le politiche di incentivi, le politiche di finanziamento pubblico, le politiche di investimento tecnologico, le politiche di trasferimento tecnologico dagli paesi ricchi ai paesi poveri, effettivamente si allineino con, con questi obiettivi. A quel punto la massa di risorse che si può mobilizzare diventa veramente gigantesca. Grazie Presidente. Grazie. Si conclude Buonasera. la conferenza stampa. Con molti di voi ci vedremo a Glasgow già domani. Intanto, permetteteci di rinnovare il ringraziamento per il vostro enorme e importantissimo lavoro. Grazie. Grazie.